È un luogo comune pensare che in Svizzera siano tutti ricchi, ma quanto è vera questa affermazione? In questo video vi racconto di come il benessere è diviso in Svizzera e vi fornirò il mio personale identikit dei ricchi, dei super ricchi e dei poveri che vivono in questo paese. Se vi interessa questo argomento e volete saperne di più, allora seguite questo nuovo video. €3.700 miliardi di franchi. Questo è il patrimonio detenuto complessivamente dalle famiglie residenti in Svizzera. Se volessimo fare un paragone con l'Italia, questo valore si attesta su 9.700 miliardi di euro circa. Per capire però chi sono più ricchi e di quanto, bisognerebbe tenere conto del cambio e il diverso numero di abitanti nelle due nazioni. Facendo questa proporzione si otterrebbe che gli svizzeri e le famiglie svizzere sono 2,5 volte più ricche rispetto alle famiglie italiane. Come ovvio, la ricchezza non è equamente distribuita nel mondo e non lo è neanche in Svizzera. Ma chi sono i veri ricchi in Svizzera? Al primo posto dei cittadini più ricchi della Svizzera c'è un tale Ernesto Bertarelli. Sì, proprio un italiano naturalizzato svizzero ed erede di un'importante azienda di famiglia, la Serono, che nel 1977 ha trasferito la sua sede da Roma a Ginevra. Ernesto Bertarelli, oltre ad essere il cittadino più ricco della Svizzera, è anche il 288esimo uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato di circa 8,6 miliardi di dollari. La sua fama è anche indubbiamente legata al team nautico Alinghi, di cui è il proprietario. Il settore in cui opera è quello biochimico, che insieme al medicale, farmaceutico, chimico, è tra i settori dove operano le persone più ricche in Svizzera. Non a caso sono anche i settori trainanti dell'economia svizzera. Ma accanto a questi imprenditori ci sono persone in Svizzera ricchissime che non fanno praticamente nulla. In passato queste persone provenivano soprattutto dalla Russia, ma negli ultimi tempi a superarle in numero sono proprio i cinesi. Queste persone riescono a risiedere in Svizzera grazie all'articolo 30 della legge sugli stranieri. In pratica, questo articolo consente ai cantoni di aprire con molta libertà dei permessi di soggiorno a persone che il cantone ritenga particolarmente strategiche dal punto di vista fiscale, per esempio. Ed è proprio il caso di questi ricchissimi provenienti dalle più svariate parti del mondo. Di fatto sono dei nullafacenti e molto spesso per poter essere tassati in Svizzera l'unico modo è conteggiare quanti soldi spendono sul territorio elvetico. Tra i cantoni scelti da questi super ricchi c'è il Canton Ginevra, seguito al secondo posto proprio dal Canton Ticino. Ed è proprio qui che pochi anni fa c'è stata la trattativa per l'acquisto della villa in Rovigliana, appena sopra Lugano, da parte di un certo Abramovic, magnate russo che molti conosceranno probabilmente come proprietario della squadra del Chelsea. Come sia andata a finire questa trattativa non si sa esattamente, però sembra che Abramovic non abbia comprato la villa in Rovigliana. Interrogando i cantoni per avere maggiori informazioni su questi super ricchi, è inutile dire che non si riesce a sapere nulla. A queste persone non piace certo far sapere dettagli sulla propria vita privata. Di fatto la riservatezza su questi argomenti è massima. Tra gli imprenditori illustri che hanno scelto di vivere in Canton Ticino c'è anche un tale Augusto Perfetti, il cui cognome non ha bisogno di presentazioni. Ha scelto di risiedere in una lussuosa villa a Cademario. Ok, ho capito, non devo più parlare del Canton Ticino. Nel Canton Ginevra troviamo un tale Gianluigi Aponte, quello per intenderci delle MSC Crociere, patrimonio stimato 4 miliardi di franchi. Detto questo, penso basti per capire che la Svizzera ha una fortissima attrattiva verso ricchi e super ricchi. Ma tornando coi piedi per terra e parlando della gente di tutti i giorni, anche qui a mio avviso è possibile trovare delle classi distinte di benessere. Chi, secondo me, se la passa meglio in Svizzera sono gli svizzeri, cioè i cittadini di questo paese. E la ragione è una ragione oggettiva. Queste persone infatti possono accedere a posti di lavoro riservati esclusivamente a cittadini svizzeri. Parlo dei posti nelle amministrazioni pubbliche, nella polizia, nelle dogane. Questi posti di lavoro sono
notoriamente e solitamente ben pagati rispetto ad altri posti di lavoro. Subito dopo gli svizzeri, però, metterei i lavoratori frontalieri. E la ragione è semplicissima, perché questi lavoratori hanno il vantaggio di lavorare in un paese con redditi mediamente elevati e di vivere in paesi, l'Italia, la Francia, la Germania, con costi della vita mediamente più bassi rispetto alla Svizzera. In pratica guadagnano di più e spendono di meno. Continuando con questa graduatoria, uno scalino più basso dei frontalieri metterei i residenti stranieri, quelli col permesso, che in effetti non possono accedere a quei posti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche e riservati giustamente agli svizzeri e si trovano magari a competere per stessi posti di lavoro con i frontalieri. Continuando in questa graduatoria c'è ancora qualcuno che se la passa peggio e metterei subito dopo i residenti stranieri i pensionati. E anche qui la ragione oggettiva è che la pensione è solitamente più bassa dello stipendio durante il periodo lavorativo. Ed inoltre ci sono costi legati alla cassa malati e quindi all'assicurazione malattia che invecchiando tendono per forza ad aumentare. Pensate che siamo arrivati alla fine? No, c'è ancora un gradino. Infatti, in fondo alle classi di benessere in Svizzera metterei infine chi si trova in assistenza. Ad un certo punto della vita ci si può trovare a non avere mezzi per vivere, non avere una retribuzione, non avere un lavoro e non avere neanche risparmi. In questo caso la Svizzera interviene garantendo il minimo di sopravvivenza, 1200 franchi al mese più tutte le spese necessarie per vivere, quindi affitti, assicurazioni obbligatorie come la cassa malati e via dicendo. Questa categoria di persone è fatta da disoccupati, ma anche da lavoratori che magari lavorano troppo poche ore o guadagnano troppo poco per raggiungere il minimo di sopravvivenza necessario in Svizzera. Inoltre, tutto quanto verrà ricevuto come sussidio dallo Stato dovrà essere restituito non appena le condizioni economiche lo permetteranno. In pratica si tratterà di un prestito. Con questo penso di aver concluso la mia personalissima analisi di come il benessere sia distribuito in Svizzera e di quali siano le classi sociali ad accaparrarsi la fetta più grossa. Probabilmente molti di voi non saranno d'accordo con questa mia personalissima analisi e lasciate tutte le vostre osservazioni nei commenti qui sotto. Se volete maggiori informazioni su questi argomenti e sulla Svizzera in generale, allora iscrivetevi al mio canale. Come al solito, per ora è tutto. Ciao!